competenza e simpatia. Eccolo qua, coach Maurizio Scaglia, che saluta da Olon in Israele, dove è tuttora. Buonasera, lo so benissimo che è Ilat, altrimenti non avrei fatto questo, scusatemi. Eccolo qua, il sottopancia, Apoele Ilat, coach. Quindi non è gaffi, perché sai, poi con gli autogaffi, anche Olon era Apoele, quindi ci sta. No, no, ma infatti sono io, quando faccio il Maccabi mi capita, e mentre due guardo anche la Domestic League, è un delirio, cioè non posso scrivere Apoele, devo scrivere H e poi il nome, H, e così via. Quindi sono difficoltà, direi, la difficoltà di coach Buscaglia, che invece è arrivato alla Poele Latte in una situazione, diciamo, abbastanza complicata, e in realtà nel finale della stagione è riuscito a salvarli e a ottenere una salvezza che, come ci diceva, possiamo dirlo, prima fuori onda, non tanti, come dire, scommettevano su di te, Maurizio, quando ti hanno chiamato. Anzi, qualcuno ti ha detto auguri coach, perché di lavoro ce n'è tanto. Cioè, hai avuto coraggio. Sei carino a dire non tanti, veramente pochi. Però dai, abbiamo diviso bene i momenti. Ci siamo incontrati e abbiamo lavorato per ristrutturarci, ripartire. Abbiamo giocato mettendo nel mirino le partite che secondo noi erano quelle da mettere nel mirino per salvarsi. Poi la vittoria di prestigio la fai, ma tanto devi vincere quelli che devi vincere, insomma, capito? E le abbiamo vinte, abbiamo chiuso ieri sera anche un'altra vittoria, 6 vittorie, 9 partite, insomma c'è una bellissima atmosfera, perché sono tutti molto contenti, e la salvezza, onestamente, tanto siamo tra di noi, lo posso dire, è stata veramente dura e difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Infatti, il coraggio per una volta ha pagato, visto che era un'impresa improba. La realtà, la prima domanda dalle 52 è sempre molto acclimatante. Ora, venendo da una settimana di playoff di Eurolega, non era tanto difficile da individuare. Quindi ti devo chiedere, banalmente, la tua faccia, come la descriveresti quando sono successi i fatti di gara 2? Cioè, dal momento in cui c'è stato il fischio per il colpo di Julia Panther e poi il parapiglia, vorrei che ci descrivi la tua faccia e se te lo saresti mai aspettato. No, fino a quel punto mai aspettato no. Ti posso dire una cosa, che ci siamo sempre trovati anche come staff per guardare le partite, no? Perché era anche bello stare insieme, perché era anche bello condividere il livello della partita, ed è stato interessante, cioè, ti dico la reazione, è andata così. Lui, così, in cinque, per farti capire, sai, quando hai, non sai se hai sconforto, se hai, dopo tu conosci i giocatori, conosci il clima, conosci la voglia di non mollare mai, però ovviamente come fai a dire che non sono andati sopra le righe? Porca miseria, è stata una cosa, non so, c'è un mix di sensazioni, bisognerebbe dimenticare e non dimenticare, smettere di parlarne ma non smettere. È un precedente importante che non so se è stato veramente poi preso come doveva essere preso, da chi di dovere, perché insomma, no, l'accostamento dell'Eurolega all'NBA se ne è parlato in questi giorni, però se queste sono le conclusioni, un passo indietro ci rimane sempre. Un'occasione persa, tu dici. Infatti la domanda io sono un po' di quel partito lì, nel senso che non lo so, guarda, mi ha fatto anche un pochino pensare, però questa è una cosa a cui non mi sono dato subito una risposta, il fatto che di qua c'è una reazione, di là c'è l'applauso, di là c'è l'attesa, di là c'è una partita di campionato dove tutti partono in quintetto, tutti si applaudono, non lo so, mi sembra un po' tanto, ecco. Sì, un po' surreale, infatti si potrebbe allargare la questione, perché appunto, come dire, è vero, l'Eurolega non è sotto l'egida FIBA, e allora la SEBE non recepisce le sentenze e se ne frega di quello che è accaduto 3 giorni prima. Guarda, ti dico, in quel caso non lo dico per recepire la sentenza, lo dico per
non lo so, interno atteggiamento, cioè decisioni internos. Noi siamo un adesso ho capito. Sì, un provvedimento che aspettato che il Real Madrid prendesse dei provvedimenti interni, quindi per dire almeno magari per qualche tempo Yabusele non subito lì. Non lo so, sai, è comunque una cosa che poi prescinde, anche perché alla fine finisce che ci sono 50 colpe, non, chi ha cominciato, chi ha finito, chi doveva smettere prima, chi è entrato per dividere, chi non è entrato, insomma, comunque sono stati un po' tutti troppo veloci a reagire, forse anche se ci pensavano 10 secondi in più poteva andare bene, perché hanno pagato caro, hanno pagato caro. Sì, 50.000 euro a squadra e 9 giornate di squalifica che hanno colpito 4 giocatori, più di metà di queste a Yabusele, che, su cui i social sono scatenati naturalmente come futuro partecipante alla Royal Rumble WWE, vista la tecnica anche con cui ha fatto quella mossa choke slam, diceva qualcuno, ma non mi pare sia una choke slam, comunque sia, all'ottimo brillante australiano, di cui adesso mi sfugge il nome perché hanno detto che era morto, Exum in sostanza, frattura del tenis, frattura del piede, forse addirittura la schiena, in realtà erano tutte sensazioni perché lì per lì probabilmente era dolorante, il medico sociale raccoglieva le cose, ma è stato erano tutte robe fatte lì per lì, senza esami di nessun genere. Il giorno dopo hanno fatto gli esami e per fortuna non ci sono lesioni gravi e pare che Exum possa essere addirittura già della partita in gara 3, dopo sentiremo Marza con le ultime. Ma il discorso della schiena secondo me è venuto fuori perché potenzialmente il tipo di fallo era pericoloso poter provocare, cioè nel senso che poi uno può essere stato anche fortunato, perché capito, in quel senso è venuto fuori. Poi è normale che parte subito una serie di discorsi di tutti sono medici, tutti sono giudici, tutti sono, quindi adesso vedremo stasera. Credo che ci sia un'altra possibilità stasera. È un'altra occasione per vedere se siamo capaci di andare a questo punto oltre o se dobbiamo sempre connettere tutto a qualcosa che è precedentemente successo. Spero di no. Decisamente, visto di cosa stiamo parlando. Tra l'altro c'è la squalifica di Panther, che è quella più importante per il Partizan, che salta 2 partite. Questo, questo per chiarire una cosa che ho letto e ne parlavamo con Marza fuori onda. In effetti il fatto che Panther salti 2 partite, qualcuno le scriveva, quasi quasi per il Partizan si potrebbe pensare di lasciar perdere gara 3, così rientra Panther alla 4 e poi così c'è alle Final Four. Ma il valente Marza, che ha il regolamento di Eurolega e tutti i suoi commi nella testa, mi faceva giustamente notare che l'Eurolega divide la competizione in 3 fasi molto distinte: la regular season, i playoff e le Final Four. Ergo per cui Marza, completa tu il pensiero, potrebbe anche essere peregrina l'idea che poi in realtà ricorso del Partizan che dice no, però 2 giornate nei playoff, le Final Four sono la terza fase della competizione. Allora, la domanda, il dubbio l'ha scatenato subito Larkin, quindi non uno che non conta niente in Eurolega, anche un ragazzo abbastanza intelligente e riflessivo, che ha detto ma scusate, quindi se il Partizan vince gara 3, Panther non gioca la semifinale perché deve scontare la seconda giornata di squalifica. Panico totale, Larkin ha taggato l'Eurolega nel suo tweet, l'Eurolega si è ben guardata dal rispondere e ad oggi a 1:30 dalla palla 2 non lo sappiamo ancora. Ma la cosa comica però Marzo, aspetta, dopo che ha fatto quel tweet Larkin, la sera dopo, il venerdì sera, durante le partite c'era penso Barcellona-Žalgiris, a un certo punto la regia di Eurolega manda in onda il tweet di Larkin. Che poi Larkin ha detto anche sospendetela, cioè non è entrato nel regolamento che divide e non divide, ha detto se per caso deve fare, gliela fate fare all'inizio della prossima stagione. Esatto. Quindi non è che era entrato nel dettaglio di quello che dici tu, fatti ammonire, ti ricordi la storia di Mourinho? Fatti ammonire così. Sì. Ma la cosa divertente però, ragazzi, è questa. Che se per caso, visto che l'Eurolega al capitolo 4, articolo 19 del suo statuto, dice che la competizione si gioca su 3 fasi e le separa tutte e 3, se per caso dovessero dire, prima della partita, o avessero dovuto dire, ormai non credo che lo diranno nella prossima mezz'ora, che Panther
sarebbe disponibile eventualmente a Kaunas, a questo punto, se il Real Madrid vincesse 3-2, a Kaunas è disponibile Yabusele. Perché sconta tre giornate. Sì, infatti era quello che si parlava, dicendo sono 5 partite così, se dovesse succedere. Okay. Tu pensa se dovessimo vedere una situazione del genere in cui il Real Madrid ribalta una serie che a 1:40 da gara 2 era fatta, finita, e non solo, rientra Yabusele alle... Sì, scusa, Marda, scusa, non stava, ridevamo perché esattamente tirai fuori un bel paradosso, ma Duo Torri ha tirato fuori questa, visto quel che è successo in caso in cui Scariolo vada al Real Madrid, si porterebbe dietro Menalo, e devo dire mi ha fatto molto sorridere. Sì, questo è ottimo. Comunque volevo dirti una cosa, tu fai un discorso di perdere la gara 4 in modo che squalifica, però sì. Siamo... Cioè, capisci che... No, lo dica Marza, coach, la prego, lo dica Marza. Adesso, Marza, ascolta, ti faccio un esempio. Visto che mi avete gentilmente chiamato, sono felicissimo, ti dico una cosa. È come se io la penultima partita dico, ma no, dai, perdiamo fuori casa, che poi ci salviamo in casa la prossima. Cioè, voglio dire, dopo perdi e perdi. Nel senso, no, ma sono squadre di basso livello. Cioè, intanto vinciamo subito, dopo se non ci riusciamo vinciamo anche quella dopo. Perché se no, insomma, la paura di fare i conti con il Real Madrid davanti mi sembra tantissimo tirato. No, ma non lo dice Marza. Non l'ho detto io. Questo no, lo so che non lo dice. Certo. Tweet di Larkin, anche perché, basta vedere, cioè questa cosa ha scatenato un casino tra tutti, nel senso che ci sono almeno 30 giocatori di Eurolega che hanno detto perché non squalificano gli UL. Perché non si può squalificare, perché Llull ha fatto un fallo antisportivo e non c'entra niente con la rissa. Quindi non puoi squalificarlo, cioè hanno perso tutti un po' la coccia. Le regole sono regole, purtroppo. Poi vogliamo dire che è provocatorio, che è brutto, quello che ha fatto è tutto. Siamo d'accordo. Però le regole non le rispettate nemmeno il giudice sportivo dando determinati tipi di squalifiche. Ma non c'è il giudice sportivo. Non solo quello, hanno fatto un comunicato indicando l'articolo sbagliato. Ragazzi, comunque stasera ci sarà la bellissima battaglia delle atmosfere, anzi se questo termine scusate forse non è il massimo, ma delle atmosfere, perché come sappiamo a Belgrado, cioè voi qui non vi rendete conto cos'è Maccabi, cosa ci sarà dentro il palazzetto a livello di atmosfera per la partita contro il Monaco, quindi veramente c'è da fare zoom di qua e di là per guardare lo spettacolo. Io la guardo una in fila all'altra su Sky, lo so che andrebbero viste insieme, ma no fai bene, è giusto, mi costa, se no ti perdi i momenti. Mi costa un po' perché non posso interagire con le varie chat e tutto il resto, però va bene così. Stasera devo guardare Gran Canaria, che domani ricordo c'è la finale di Eurocup, Gran Canaria Turk Telecom Ankara, forse le due migliori squadre di questi playoff, non a caso nei primi quintetti, nei premi hanno fatto man bassa, ne parleremo anche di questo, anzi magari poi chiediamo anche al coach cosa ne pensa, proprio della finale di Eurocup, subito. A livello di percezione, molti dicono Gran Canaria ha fatto questa competizione per vincerla, è arrivata, ha vinto il girone, non ha mai perso, è in casa, li ha già battuti due volte, secondo te... Quindi tutto quello che hai detto a favore di Ankara, io lo dico, per me vince Ankara. Tutto quello che hai detto a favore di Ankara. Esatto, io dico che vince Ankara, quindi esatto. Okay, arrivano al buio, gasati come pochi. Esatto, anche per vogliono me. Portare questa città in Eurolega per competere con Istanbul e viene fuori un capolavoro. Un putiferio, esatto, perfetto. Sì, sono perfettamente d'accordo. Ci sarà Andrea Meneghin che invece dice che Gran Canaria... probabilmente finirà 110-80, ma ne discuterò domani di questo. Possiamo andare con la domanda di Marza, che naturalmente fa il primo focus, mini focus sul Maccabi. Maurizio, Maccabi, allora sì. Chiaramente tu lo conosci meglio di chiunque altro, avendolo lì a 3 ore e mezza di macchina. Da dove un, po' sei di adesso. Più, un po' di più le altre volte, però sì, è vicino, ci sono andato diverse volte, sì. Allora, 2 settimane fa abbiamo avuto come ospite Andrea Trinchieri, che parlando dell'evoluzione del Maccabi in stagione ci ha detto una cosa che mi è parsa molto interessante, che fa ragionare molto. Dice, un passaggio chiave della loro stagione è stato quando si è fatto male Poitres, che gli ha allargato il campo. Prima giocavano con 2 lunghi, avevano il campo un po' più stretto, gli ha allargato il campo. Da lì è svoltata un po' la stagione. Volevo sapere cosa ne pensi di questa idea.
e come li vedi oggi che il giocatore è rientrato? Tra l'altro sinistramente, proprio il giorno dopo che Andrea ci disse quello, hanno perso una partita in campionato con il rientro di Poitras, che ha giocato, però ha giocato bene. Sì, benino, 13 più 8, sì, una roba del genere, però hanno perso. Ecco, quindi volevo sapere cosa ne pensi di questa teoria, di questo discorso. Ecco. Il discorso è giustissimo, anche perché il livello fisico-atletico del Maccabi è altissimo, la possibilità di battere l'uomo, la possibilità di giocare aprendo tanto il campo e anche dei singoli giocatori, oltre che del sistema e del modo di giocare. Secondo me questa cosa loro in tasca se la terranno e potrebbe essere... allora, prima non era, poi lo è diventato per necessità, ora che hanno tutto diventa una scelta di game, cioè per essere anche diversi, per cambiare pelle durante la partita e nella serie. Il momento potrebbe essere questo, non lo dimentichiamo perché è rientrato lui, ma teniamo le due vie aperte, perché questo potrebbe essere anche utile nell'accoppiamento con Monaco in base ai loro quintetti e nel tentativo di pareggiare appunto la fisicità, come dicevamo prima, perché sono due squadre che si sono veramente trovate da quel punto lì, sotto quell'aspetto là. Per cui potrebbe essere anche una piccola chiave della serie a chi comincia prima. Secondo me oggi è molto importante la partita, non perché non possa cambiare la serie in generale, ma perché se il colpo tu lo fai in gara 1, la concentrazione massima oggi è di farlo in gara 3 per gli altri. Vai Paglia. Paglia. Un po' al campionato italiano, Maccabi l'abbiamo visto in corsa per le Final Four, l'Hapoel Gerusalemme è alle Final Four di Champions League, l'Hapoel Tel Aviv è arrivato fino ai quarti, se non sbaglio, in Eurocup. Tornando dopo praticamente un anno in Israele, hai trovato nel complesso un basket più competitivo o è solo una contingenza dei risultati quella che c'è stata quest'anno, diciamo? No, no, anche perché la scelta, guarda, la scelta dell'Hapoel Tel Aviv di fare l'Eurocup è una scelta importante, perché qui comunque in Israele, da quel punto di vista, il Maccabi era l'unica squadra di quel tipo di competizione, le altre si sono sempre buttate sulla Champions League, Holon peraltro fino alle Final Four e anche quest'anno, Gerusalemme va alle Final Four, quindi anche con risultati. Erzelia l'ha giocata, perché non dimentichiamo neanche le squadre che hanno giocato Champions League uscendo al primo turno o la FIBA Cup, che benché minore può essere. La scelta è importante perché apre a un desiderio di derby, apre a un desiderio di competitività. Tra l'altro a Tel Aviv gli ingressi e gli investitori sono di altissimo livello, economicamente parlando. Gerusalemme idem. Si è candidata all'ospitale, poi non è un momento semplicissimo, posso capire, però il desiderio c'è. Io ho trovato un campionato dove, allora, le squadre forse giocano un po' troppo in maniera simile, vabbè, ma queste sono valutazioni così, insomma, si assomigliano un po', però, e rimane sempre il fatto che è un campionato da guardare per prendere, pescare giocatori, perché passano e si lanciano molto spesso, perché vanno in squadre di Eurolega, perché ambiscono a un certo tipo di livello, e incominciano a rimanere, incominciano a tornare, perché le prime 4-5 squadre incominciano a salire di livello, quindi sale anche il campionato e di conseguenza tutto l'indotto. E l'ho trovato anche atleticamente più importante. Non è che ha perso tecnicamente, per questo lo dico, perché probabilmente per ambire comunque all'alto livello europeo le squadre si sono adeguate anche da quel punto di vista, e ci sono state anche delle belle sorprese, perché le squadre che hai citato hanno giocato anche a pallacanestro in maniera interessante, sotto tanti punti di vista ha messo in mostra parecchi giocatori. Sì. Parlavamo prima anche fuori onda, ma anche nella prima parte della puntata, di questi 4 mesi che hai vissuto a Eilat, ce li ripercorri un po'? Parlavamo fuori onda appunto della questione logistica, ma anche di quella tecnica. In squadra avevate anche dei giocatori che
conosciuti qua dalle nostre parti, tanti reduci dei campionati italiani. Ci parli un po' di questi 4 mesi appunto all'Apoel? Sì, sì, anche se non voglio assolutamente togliere del minutaggio Eurolega, quindi ci mancherebbe altro. Comunque sono stati 4 mesi molto intensi, perché quando sono arrivato la squadra ultima in classifica, con le criticità che ha una squadra ultima in classifica, ma veramente importanti, profonde, e abbiamo lavorato, ci siamo messi lì decidendo che c'era un periodo di lavoro, non potevamo esagerare. Nel frattempo vincere o perdere sarebbe stato importante, ma non completamente l'ago della bilancia, per avere dei binari e ricostruire la solidità della squadra e poi mettere nel mirino le partite da vincere. E poi quando devi salvarti devi avere con umiltà in testa quali partite vanno vinte. Secondo me noi abbiamo vinto le partite che dovevamo vincere contro le dirette concorrenti, andando a vincere fuori casa. Questo ci ha dato fiducia anche per quel colpo che magari, sai, batti Olon, giochi quella, però alla fine si è trattato di vincere quelle partite lì. Quindi un club che comunque, prima della trasmissione, è un club che ha avuto recentemente una storia importante di vertici della Lega, ha fatto competizioni europee, ha assaporato playoff e anche e negli ultimi anni comunque, stasera noi vedremo Nebo in campo, ha giocato qui, Elijah Bryan, Jordan Lloyd, insomma tanti giocatori che hanno fatto comunque da qua un piccolo salto, un piccolo passaggio, per cui sì, c'è questo feeling, però bisognava restare nella prima lega. E Latte è in fondo alla nazione, sul Mar Rosso, a un'ora di macchina da Sharm el Sheikh, anche se fuori confine, Petra, la Giordania, Egitto, c'è un aeroporto del secondo, piccolino, ma è quello che poi viaggia anche su rotte internazionali, perché la città è turistica ed è piccola, turistica e di pallacanestro, quindi la squadra è sentita, insomma. Proprio la salvezza, sono quei posti dove una salvezza inaspettata o lottata così diventa quasi un titolo, ok? Diventa quasi, passami l'esagerazione, ma insomma diventa un momento di gioia importante. Il campionato è molto connesso, per cui il Maccabi rappresenta un vertice che adesso secondo me ha aperto un po' la mente. A me piace questa cosa, io lo ricordo negli anni, lo sapete anche voi, tanti anni fa parliamo di Barcellona, Real Madrid, vi ricordate quando la facevano ma veramente da padrone? Poi incominci a lavorare, apri, non solo Baskonia, Valencia, Malaga, cioè, ok? E questa forbice secondo me si inizia a percepire, più siamo, più alto il livello, meglio è per tutti. Non è semplice, perché vuol dire andare un po' oltre il giardino, però credo che stia leggermente accadendo. La scelta di Tel Aviv di fare l'Eurocup per competere verso l'Eurolega, secondo me è un primo passo importante. Bene. Maurizio, il campionato israeliano è sempre stato culla di tanti profili americani, proprio legandomi anche ai nomi che tu hai appena fatto, che poi dopodiché si sono lanciati a livello europeo, non solamente nel Maccabi. Credi che sia una questione di pura affinità culturale di un paese che riceve comunque, che ha tante affinità con gli Stati Uniti, quindi si trovano bene da quel punto di vista anche a livello di vita normale al di là della pallacanestro? Oppure c'è uno scouting di un certo tipo che va anche oltre ed è disposto a prendere qualche rischio su profili che al momento non sono ancora pronti e sui quali però si sentono di poter scommettere che lo saranno? Sì, tutte e due, nel senso che, come tu sai, c'è un'affinità tra paesi, no? Nello stile di vita, anche banalmente anche nella costruzione delle squadre, in quello che è il numero di americani che puoi tenere, la facilità ma possono passaportarli, possono avere parentele incrociate, la tassazione è diversa, ma questo viene dopo. La prima cosa riguarda quello che hai detto tu, c'è una tendenza filoamericana, si possono cambiare fino a 10, 11, non è, sai, noi in Italia usiamo il 5 più 5 con 7 visa, 6 più 6 con 8, qua c'è un ricambio di un certo tipo e c'è proprio la tendenza a cambiare, quindi il rischio si assume perché si cambia, qua piace il refreshing,
Giochi bene, bene, giochi bene, insomma, stai attento perché in due partite piace questa cosa qua a livello generale e questo comporta un ricambio e la possibilità di rischiare. Inoltre c'è un modo di costruire le squadre, c'è sempre il turnover, ok? Quindi anche squadre, la formula è 4 americani o pagando la luxury tax 5. Come in Italia da 5 a 6, diciamo, no? C'è sempre rotazione, chi fa le coppe ha un americano in turnover, c'è la connessione comunque con lo scouting americano tra dirigenti, tra uomini, tanti motivi che portano, infatti come vedi giocatori europei veramente pochi, ma anche in panchina, perché io l'anno scorso quando sono stato a Olon, io ho fatto un pezzo io e Sferopoulos di là e quest'anno Zizik in Gerusalemme non ci sono, comunque insomma, cioè la forbice non è tanto grande e poi sicuramente la componente americana è molto grande, anche come stile di gioco perché si tende abbastanza a premiare lato offensivo, ad avere comunque un atteggiamento offensivo maggiore, non è che non sia quello difensivo è un po' tattico, ok, quello sì, anche tanto, però insomma si tende più ai numeri che non alla fase dietro. Senti, mi leggo allora questa domanda e ti chiedo, hai individuato per caso, puoi farci qualche nome di qualche profilo dal tra virgolette sommerso per il quale prevedi un futuro che può essere interessante a livello di Eurocup, Eurolega o qualcosa del genere, qualcuno che ti ha rubato l'occhio maggiormente rispetto ad altri? Ma guarda, adesso sì, mi attacco all'ultima giornata. E non te lo dico perché me li porto nella prova. No, figurati, guarda, anch'io posso spendere anche una parola per un giocatore che io ho preso quando sono arrivato, che è Cleveland. Che tornerà in Australia, che comunque per il momento ha questo tipo di... Però secondo me se lavora in un certo modo ha un atletismo, una fisicità, ovviamente dovendo lavorare per poter scommettere, come a me è piaciuto molto Carrington di Gerusalemme. Sono giocatori che possono ambire perché hanno un mix di qualità tecniche, cestistiche e poi soprattutto di orgoglio, di cuore, di modo di giocare, capito? Cioè questa mentalità di giocare ogni possesso come fosse l'ultimo, ogni partita è una vittoria importante che a livello di Eurolega, non solo nel senso di vita di una squadra che a terra gioca, riparte, a terra gioca, s'allena, a terra torna, riparte, è fondamentale, sono qualità personali, gente che si autoallena, che arriva prima, va via dopo, tante piccole cose che possono aiutare questi giocatori ad arrivare a questo livello. Paglia, aspetta Paglia, anzi aspetta, la domanda, visto che la tua domanda è abbastanza off the record, ne faccio anche una off the record che arriva da casa, perché giustamente noi in Diario 52 non è che va d'accordo l'acclimatante, ma ci sono anche le domande scomode, come sa il coach. Quindi Angelo Doni ci chiede, coach, quali sono stati i motivi del fallimento, lo chiama lui, a Napoli? Quelli che ci vuoi raccontare. Adesso, ti devo come fallimento rispondo come Antetokounmpo. Bravo, è la risposta che no, non la cito neanche, quella ormai esatto. È diventato un quadretto. Da Giannis. Sì, guarda, sono vicende, noi siamo partiti apprezzando tutti anche il fatto che una società dopo tanti anni di fatiche, cambiamenti, trova una solidità, vince un campionato, non vuole fare il passo più lungo della gamba e forse siamo partiti un pochino zoppi in un ruolo importante, magari quando capita durante la stagione che hai trovato 2 o 3 giocatori ma non sei perfetto, il cambiamento può aiutare la squadra a fare un salto di qualità. Il cambiamento va fatto quando trovi il giocatore giusto, magari c'è da aspettare quel giorno in più, in quel momento perdi. Io avevo un rookie in una posizione strategica, ho avuto Agravanis che è andato via perché ha tamponato quello, o il giocatore che doveva arrivare nel frattempo,
una chimica magari un po' più difficile, perdi una partita, sbagli qualcosa, e io non ho neanche finito il girone di andata, sai, è anche abbastanza tanto rapido, tanto, e poi ovviamente la piazza viene da un certo percorso, si agita magari anche in poche persone, ma se poi tutto crea un po' di stress, però è andata così, insomma l'importante è che tutte le decisioni vengano prese con coscienza e che poi si arrivi all'obiettivo finale. Ti dico che dopo 2 giorni, dico a lui anche che mi ha fatto questa domanda, dopo un giorno neanche, sì, la sera, la mattina dopo avevo questa possibilità ed è stata a livello generale, mio personale, ma anche europeo, premiante, perché che tu possa andare via da un club capita, che ti chiami subito un altro a livello europeo è giudicato premiante, soprattutto per fortuna essendo arrivato al risultato. Infatti, quello, soprattutto il fatto che spesso gli attori purtroppo si devono preparare a un periodo magari di mesi in cui fanno aggiornamento professionale, sì, per l'amor di, certo, Dio, il massimo della vita, però non andare in palestra può diventare una roba pesante. Certo. Poi io non ti nascondo, ma questo è un discorso che assolutamente c'era, non è un alibi, non è una scusa, lo racconto solo perché siamo tra di noi a chiacchierare. Ho fatto Eurobasket, arrivare a metà settembre, nel partire con molta, insomma, è normale che hai un momento di adattamento, una situazione in cui la squadra deve, però io credo che a qualsiasi allenatore puoi chiedere, io sono andato a Brescia, ricordi, erano ultimi, e allora cosa devo dire? La squadra si è salvata, ma allora cos'è che ha provocato quello prima? Oppure, che sono andato a sostituire l'anno scorso io un allenatore che probabilmente avrebbe magari fatto le cose, che ne so, se glielo chiedi dice guarda che facendo così così, e io a Napoli ho vissuto una salvezza, voi vi ricordate le ultime 8 partite, il calendario era da tosto, quindi sai, è la vita, l'importante è avere, insomma, l'equilibrio nelle decisioni o comunque avere un'idea precisa di dove devi andare, oppure nel mio caso forse riuscire a cambiare qualcosa e vedere poteva essere una strada, perché c'era ancora tempo di sostituire, però non succede, insomma, mi permetto di non dire fallimento, mi permetto assolutamente di non dire, perché queste sono valutazioni secondo me difficili, sì, sì, da fare. Ma è perfetto. Abbiamo fatto una trasmissione intera sulla stagione interrotta, ma la stagione interrotta, ma che ne so, una ottavo, nono, decimo, mancano 11 partite, è una stagione interrotta, come fai a dire come sarebbe finita? Ataman parla di 3 Euroleghe, infatti, se non avessero interrotto quella stagione, tra l'altro. Ti faccio per dire, oppure magari tu c'hai, non so, un momento in cui hai vissuto delle stagioni in cui nel girone di ritorno la tua squadra ha svoltato, no? C'è una stagione che è interrotta, come fai a dire nel girone di ritorno cosa sarebbe successo? O se non lo fai? Poi magari vai a salvare una squadra in 4 partite come questa o l'anno scorso e dici cavolo, però hai visto che roba, che specialista. Come dicevamo. Sì, si cerca un po' di fare. Credo che alla fine se il risultato arrivi, poi vuol dire che è stato gestito come meglio si poteva fare per arrivare. Paglia. No, questo per dire che volevo rispondere, anche se era scomoda la domanda, in maniera anche lunga e prolissa. No, ma giusto, ma la domanda non è prolissa, la risposta non è prolissa, è che è più complesso della parola fallimento. Sì. Poi, sì, ma io poi c'ho ognuno è fatto come è fatto, ma da questo punto di vista è un equilibrio abbastanza normale delle cose. Cioè, secondo me hanno tante letture le stagioni. Certo. Hanno tanto modi di intendere, capito? C'è chi è cotto e mangiato, c'è chi microonde, c'è chi ti può far capire parlando di come invece una stagione è stata importante, anche se è finita prima, oppure che è valutata in un modo ma guarda l'altra medaglia. Quindi lì dipende anche un pochino da che tipo di lavoro facciamo, chi siamo e le competenze che ognuno ha.
vado con qualcosa di completamente diverso. No, mica tanto. Negli ultimi mesi ha tenuto banco, sta tenendo banco il caso Banchero nazionale, è quello che è stato più eclatante per noi, ovviamente perché ci tocca da vicino, ma un po' tutte le nazionali, chi più chi meno, si muove per naturalizzazioni, passaporti. Abbiamo visto il caso di World Cup con la Grecia di recente, per esempio, per citarne uno. Tu ovviamente conosci da vicino l'Olanda, ci parli di come si muove la federazione in questo ambito, se ha qualche jolly magari da giocare. E dici quella olandese? Sì, mi dici sì, di quella olandese, che io comunque il mio percorso olandese è terminato con Eurobasket, è partito con un percorso, con il quadriennio, diciamo così, no? Ma guarda, ti dico, allora, è chiaro che non ci sono queste possibilità di passaporto, non ci sono, quindi non c'è un ministro che te lo può dare o una richiesta speciale per grandi... non lo so perché meriti sportivi, non mi veniva il termine, scusami. Io sono stato anche testimone della partita, abbiamo giocato nella bolla di qualificazione agli europei, Larkin giocò la prima partita proprio per quando diventò turco, insomma, con effetto immediato. Io ho fatto un discorso molto semplice con la federazione e loro con me. Intanto la federazione aveva pochi giocatori, non potendo passaportare, girare, vedere e quant'altro, si è cercato di capire chi fosse figlio di olandese davvero, andare a cercare con un lavoro specifico e con le connessioni e con il network, come ha fatto anche la Federazione Italiana, nelle high school e nel college, i giocatori olandesi che non avevano abitudine alla chiamata della nazionale al tempo. Ricordo anche i primi passi della nazionale polacca con Mike Taylor, le stesse cose, c'erano pochi giocatori. Si è aperto un discorso, ovviamente io li ho chiamati durante i summer camp estivi, hanno fatto l'ultima estate, è stata particolare perché da un lato preparavamo Eurobasket, quindi con le finestre, dall'altra parte abbiamo avuto un mese giocando con Francia, Lituania, Slovenia, Montenegro, Germania, bellissime amichevoli, bellissima estate, durissima, in cui io avevo un ricambio in modo da inserire piano piano nel sistema nazionale, nella metodologia nazionale, tutti i giocatori adesso e arrivare a un refreshing, per cui ho chiuso la nazionale restituendola con i nomi del refreshing e portando agli europei quella che se l'era guadagnati e che alla fine è andata a chiudere un percorso perché in tanti non ci saranno più, quindi era un modo per ringiovanirla, era un modo per cambiare ed era un modo per coinvolgere giocatori che ci sono. Avevamo avuto 4, 5, 6 collegiali. Tra l'altro in quest'estate come Edwards a Syracuse, come tanti altri, finiranno il loro percorso. Per cui secondo me Eurobasket o tutte queste tournée possono essere state un modo per avere primi contatti con la pallacanestro europea o farsi conoscere, eccetera, eccetera. Però non c'è la possibilità del passaporto. Ti faccio un esempio, cioè io non posso prendere Mike Costello perché sua moglie è olandese o la ecco. Cioè, non si può fare una roba così, devi stare, devi lavorare tanti anni, devi vivere lì, c'è tutto un percorso che non è come quello che abbiamo visto per altri, o la federazione in questo senso per ora non accetta. Per quanto riguarda i giocatori, ci sono quelli che veramente ci tengono tanto, 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 perché ho giocato contro tutti gli americani che nelle nazionali, qualche americano che nelle nazionali europee gioca, in Slovenia, in Montenegro, in Spagna, onestamente giocano con grande trasporto, con grande passione, poi la valutazione sulla nazionalità dell'uomo è sì. Extra basket, ecco. Maurizio, io passo di palo in frasca, come si dice, ti faccio una domanda che riguarda la gestione oggi degli spogliatoi, degli uomini, eccetera. Siamo in un'epoca in cui tutto finisce sui social network, anche le esternazioni negative di alcuni giocatori, vedi di recente nel caso eclatante Efes, quelle di Larkin e di Clyburn, che sono state abbastanza particolari. Ti chiedo, come cambia il lavoro di un allenatore di fronte a una situazione in cui sostanzialmente i panni sporchi non si lavano più in casa? Tra l'altro devo dirti
tre cose a riguardo dei social. La prima è che una volta c'era la domanda, la risposta e il commento. Adesso c'è il commento e poi dalla domanda nasce dal commento. Un po' si sono ribaltati un po' i termini. La seconda cosa è che purtroppo i social sono molto necessariamente anche il lavoro, anche perché ci sono tante persone che non scrivono perché hanno pensieri positivi e poche persone che scrivono tantissimo avendo pensieri negativi. Sembrano molte di più. Dopo poi quando ti capita qualcosa di bello e ti arrivano un miliardo di messaggi, dici cavolo. Sì, sto leggendo, lui dice bene, perché poi, no, dice bene, perché poi Costello prese quello della Costa, insomma, quando ne parlammo mi disse esatto. Che c'era questa possibilità. E, ora, rispondendo alla tua domanda, uno non può gestire tutto l'esterno, può anche far capire che alle volte i social sono assolutamente belli, positivi, propositivi, divertenti, tra l'altro scrive gente intelligente anche, fa commenti giusti, è bello, per cui non concentrarsi solo sulla parte negativa, anche perché viene un po' purtroppo alle volte spinta di qua e di là. All'interno dello spogliatoio credo che i regolamenti siano doverosi, no? Nel senso arrivare fino a un certo punto, commentare fino a un certo punto, aspettare per fare un commento, avere delle regole di team, di squadra, di club, di spogliatoio, di comportamento, proprio perché ogni tipo di valutazione in questo momento può diventare una cassa importante. Le società, gli staff, l'allenatore, i club sono una parte molto importante. Io me ne sono accorto ultimamente perché sai quando ti approcci e dici ma guarda te adesso, ma perché devono dire così, ma perché devono stare a dire sta roba che non è proprio con questo, poi dopo vai a leggere e se tu riesci a colpire bene c'è invece tanta gente che ha cose intelligenti che la Madonna, anzi, e le condivide e fa bene perché può aprire discussioni, dibattiti, miglioramenti, solo che mi piacerebbe un mondo solo con questa parte. È un po' difficile. Lo so. È molto difficile. Io in spogliatoio nel mio, insomma, come fanno, si fa, c'è abbastanza, a un certo punto poi, sai, metti seduti e gli dici, oh, però le regole sono queste, il regolamento è questo, scrivete, firmate, fate come fa un club, no? E poi tu cerchi di far capire anche con equilibrio, giustezza e serietà che cominciamo dalle piccole cose, il compagno, l'arbitro, il commento, il post partita, il prima e il dopo l'uscita, fare tutto in un certo modo per non dar adito purtroppo a extra commenti, capito? E, ultima cosa, ti dico la verità, un po' fregarsene in maniera buona, nel senso che dopo alla fine cosa devi, cioè devi anche saper dire oh ragazzi però questa è la mia vita, fatemi vivere, che sennò vai. Si può avere, prendersela poco e avere la possibilità di lavorare bene, ecco, di proseguire. Abbiamo una domanda di un nostro più che assiduo follower, quello della Costa d'Avorio, Ononaso, che ci chiedeva il parere del coach sul sorteggio mondiale che abbiamo pescato, secondo tutti, obiettivamente è così, quello che dovevamo pescare, cioè la migliore delle ipotesi si è avverata e quindi Filippine, Angola e, vado a memoria, Repubblica Dominicana. A parte credo che saranno sì, ma dai, è vero, no? Bene, credo che saranno partite da giocare, è ovvio, fammi dire una cosa scontata, anche perché il sistema di queste squadre può mettere in difficoltà, certo. Gran tiratori, gran scorer, verticalità in Africa, uno contro uno, tirano tutti, insomma bisogna anche i dominicani, bisogna avere anche sistema e questo può essere premiante per noi. Credo che sia buono anche onestamente, al di là della Serbia, l'incrocio del girone, poi lo ha detto anche il general manager degli Stati Uniti, no? Dicendo, beh dai, tutto sommato dobbiamo renderci conto che siamo. L'importante poi è che si stia sul pezzo
perché poi vanno vinte, altrimenti siamo a Gran Canaria Telecom e noi a Meneghin e vedremo chi ce la farà. Però ovviamente siccome saremo lì e tutti a tifare con la bava, no? Io credo che alle 6 del mattino, le vatacce filippine. Anche perché, fammi dire una cosa, noi su queste nazionali non bisogna andare troppo a nome, ok? Cioè, vabbè, l'Angola, dai, cavolo, l'Angola. Attenzione, che chiudono l'area, prendono rimbalzi. Poi è chiaro che insomma, noi potremmo, bisogna stare attenti a non sbattere con la fisicità, non lo so, la circolazione di palla, per dire. Poi, domenicani, ragazzi, hanno un talento su 9 uomini, sì. Possono fare 20 tutti. Montero è una squadra che non deve essere fatta giocare insieme. Ti dico un'altra roba, se lo fai fare, cioè ogni partita poi avrà una chiave. Adesso non voglio fare il tecnico, non mi permetto di mettermi nel lavoro degli altri, ci mancherebbe, solo per commentare che alle volte il nome non deve, insomma, deve tenere. Poi è vero anche, perché bisogna essere onesti, che non è andata male. No, perché comunque anche le Filippine non saranno una passeggiata con i 20.000 urlanti, però è meglio che la Serbia o gli Stati Uniti, voglio dire. Adesso, poi ricordati che le Filippine sono l'unica squadra al mondo che hanno il contropiede sotto i 4 secondi. Io ho fatto la mia prima telecronaca di basket, proprio della mia vita, al Mondiale del 2014, Filippine-Croazia, con vittoria a tempo supplementare delle Filippine, guidate dalla, adesso mi sfugge il nome, della Super Guardia, che fece una partita stellare con 8 bombe. Quindi proprio io, le Filippine... Alle volte quando corrono è una di quelle nazionali con cui non ti puoi incavolare col cameraman, perché non gli sta dietro. Non gli sta dietro. Dice, madonna, però non gira la telecamera. No, sono veloci proprio. Assolutamente, ma io 25 anni fa, la domenica mattina al Palalido di Milano, palestra centrale, 5.000 posti, veniva affittato dalla Lega Filippina di Milano e ci giocavano le partite, a parte che c'erano 4.000 persone, ma le partite erano veramente dei flipper impazziti, perché andavano avanti e indietro esattamente. Poi hai visto i nomi in tante città dove ci sono le comunità filippine, fanno il campionato, ma visto i nomi? Eagles, Hawks, Falconer, cioè sono proprio sfide sentite molto. Non mi azzarderei, forse Paglia lo sa, a dire che è il primo sport nazionale, di sicuro li manda. E quindi automaticamente, cioè sono la Lituania del Far East, purtroppo dobbiamo dirla anche così. No, bello, poi giocherai a 16.000 persone, 18, cioè voglio dire, 20. Tante... 20. No, bello. Come a Belgrado, 25 stasera a Belgrado. 22, quindi siamo saliti, Paglia, di altri 2.000. Un paio di migliaia di sedie. Il record era 20.064, stasera 22.000, però se tu guardi la capienza è 18.000. Ma stasera saranno anche 23 probabilmente. Attenzione, c'è il direttore della Stark Arena, Servo, che secondo me tifa Stella Rossa dopo quello che ha detto. Povero uomo. Ha detto che al primo minimo incidente, alla prima persona che vedrà in piedi in un posto non autorizzato, comprese le scale dell'impianto, in 45 minuti fa svuotare l'arena e gara 4 si gioca a porte chiuse. Questo l'ha detto il direttore della Stark Arena. Cioè farli uscire non sarà esatto, 20.000 persone 45 minuti però ti posso dire una cosa questo. Però ti posso dire una cosa nella giusta alternanza che dobbiamo avere tra il sorriso e la serietà, parlare di questo sì esatto, siccome io mi sento di avere rispetto per la terna di stasera, che quando hanno aperto la busta hanno detto porca miseria, spero, hanno detto, bene, mi ritengono all'altezza, vado. Perché se mi hanno detto di andare, vuol dire che io sono ritenuto capace. Occhio, perché già il Partizan un pochino da questa rissa ci ha rimesso. Che non facciano quel passetto di troppo per metterci ancora. Come svuota l'arena, sospendi la partita, fermi tutti. Perché io auspico veramente la grande partita, perché sono veramente curioso e sono sicuro dell'orgoglio del Real Madrid dalla palla 2, quindi la voglio proprio vedere la partita tecnicamente, capito? Perché qui parliamo di grande livello e di grandi giocatori. Comunque Rizic, Di Fallà e Mogulkoč. Esatto. Tre arbitri.
Ecco, secondo me hanno scelto. Sì, sono difficili da pronunciare, credo che quella sia già una base da scelta, capito? Sì, Ma in realtà non sono neanche così complessi, eh. Ce ne sono un altro paio terribili. sì, è Un vero. coach alla fine. Comunque la questione è esatta, io sto col coach perché la questione che il Partizan, io credo che loro abbiano una grande cultura di pallacanestro, sto parlando dei tifosi anche i più accesi, e secondo me loro, cioè, ha detto Obradovic, parlerò con tanta gente a Belgrado per spiegare la situazione. Esatto. Secondo me lì Obradovic al pubblico ha detto parlerò per calmarli, in realtà a loro è andato a dire guardate che tutto questo accade perché noi li stiamo prendendo a sberle e loro non hanno ancora capito da dove arrivano, quindi hanno tentato l'ultima carta disperata, noi polli, tra virgolette, Panther, ci siamo un po' cascati e ormai siamo qui. Adesso la cosa che non deve mai accadere è che qualcuno lanci un accendino contro gli arbitri o succeda qualcosa, perché passiamo automaticamente dalla parte del torto. Io arrivo a dire che Obradovic stasera dalla terna, so che è una cosa, ma la diciamo così, si aspetta, tra virgolette, un arbitraggio di un certo tipo. Sono pronto a scommetterci, perché nella percezione generale chi è uscito danneggiato da quella roba lì, secondo tutti, tanti, è il Vabbè, Partizan. quello sarebbe una cosa inconscia, proprio perché siamo umani e Sì, no, ma sono sto umani parlando anche esatto, sto loro. parlando di Comunque io sensazioni. sono d'accordo con te su Obradovic, dico che alla fine di tutto questo, siccome lui ufficialmente ha detto delle cose, seguire Obradovic, che Esatto. va sempre bene seguire Obradovic, si vince, è un grande. No, Abbastanza veramente, bene. lui si è seduto e ha detto delle cose, il giorno dopo è stato intervistato e ha detto delle cose, seguire Obradovic, basta. Che vedrai che probabilmente la partita può avere un senso in generale e lui ha ovviamente la possibilità di farlo. Però io vi chiedo una cosa, voi avete visto, magari è stata una mia impressione da umano, voi avete visto il giorno dopo la partita Oli contro Fenerbahce? Sì. Palazzetto pieno, bellissima atmosfera. A voi non è sembrato che tutti cercassero di essere comunque attenti? Visto quello che era successo il giorno prima, Ah, tra io giocatori sono mi parli gente che del... cade, viene tirata su, pubblico che è acceso, ma fino a un certo punto, giocatori che si danno il 5 in A me ha continuità, poi impressionato no. il pubblico. Il pubblico un Niente. po' più tranquillo dell'atmosfera tipica del Pireo. Oh, magari l'ho letta io in quel modo perché ero ancora io nel Nel pensiero. mood, sì. Nel mood, però mi è sembrato che per una partita di quel tipo, dove tutti dicono: porca miseria, abbiamo preso il Fener, o no? Ma alla fine ci sia stato un tentativo di dire: ehi, torniamo al basket, per favore, subito, anche da un'altra parte. Devo dire che pensandoci adesso e ripensando alle immagini, in effetti quel tipo di sconfitta che l'Olympiakos sa che è una tragedia, viene presa con grande... ho capito cosa ha detto. Cioè, nel senso, anche Slukas, meno veleno, pochissimo veleno da parte dei greci, che in una situazione normale vedersi sfilare gara 2 così, all'Arentzakis non si è visto, non ha dato una sberla a Ci sono nessuno. stati anche dei normali contatti di alto livello difensivo che è necessario avere, non è rugby, è difesa, che potevano, nessuno strattona, nessuno fa gesti con le braccia. Oh, ti ripeto, la dico mentre ora mi sta venendo in mente. Ho avuto quel feeling, però davanti alla televisione, quindi è anche relativo come feeling. Però è una buona nel caso io la trovo che sia anche una cosa buona, voglio dire, magari, come dire, Mamma mia, sembra. utilizzare questa cosa come precedente, come dire, mai più, ragazzi, mai Credo più. che ci sia stata una sorpresa da parte di tutti, eh? Mica parliamo solo del pubblico, i giocatori. Cioè, dai, voglio dire, è normale, no? Nel Sì, senso. però c'è una cosa che secondo me è stata ancora più brutta da parte di Eurolega, che dopo la partita Rudy e Obradovic secondo me si sono comportati più che perfettamente in sala stampa perché sembravano delle persone veramente colpite da quello che era successo, stupite e colpite. E per Obradovic c'era quello che diceva Elle, l'idea di dire, caspita, li stavamo pigliando a pallate, sta roba qui ci frega un po', cioè... Era una serie quasi finita. Sono stati bravissimi però nel mettere l'accento sulla gravità di quello che è successo senza gettare benzina sul fuoco. Nel momento in cui Eurolega però la fa finire un po' a tarallucci e vino con delle squalifiche francamente un po' risibili rispetto a quanto è successo, hanno fatto fare una brutta figura, è come se avessero fatto fare una brutta figura a Rudy,
e a Obradovic, che sono comunque due figure storiche di questo gioco, un campione, un campionissimo e l'allenatore più grande di tutti, che cercano di risolvere il problema. E tu Eurolega cosa fai? La butti lì tranquillamente in Tarallucci e Vino, va bene, diamo qualche squalifichina e via. Non mi è piaciuto molto da quel punto di vista. Beh, ma la lettura può essere anche che l'Eurolega, proprio sulla linea di quello che sono quei due leader, diciamo, tecnici in quel momento, che parlano di quella cosa lì, cioè teniamoci, stiamo sul basket di qua di là, l'Eurolega, la, come dire, terapia conservativa, non vado a stroncare questa roba perché sennò cambia tutto, e faccio per salvare la baracca. Però un pochino, però salvare la baracca. No, io sto dicendo quello che ha pensato di fare. Sì, 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 no, dicevo che sai, salvare la baracca al più alto livello di pallacanestro europea che esiste, no, e che conta, no, con l'ambiente. Però adesso sono curioso, adesso io chiaramente vedrò la partita in maniera diversa, però magari voi che avrete l'occasione, spero che anche i commentatori, nel momento in cui ci sarà un buon bump, un buon body check, non aggiungano mai forse lo strascico di... No, sarà pallacanestro e sarà bump, perché c'è uno che rolla e c'è uno che fa bump, faccio per dire. Esatto. Spero anche quello dal punto di vista, perché poi quello che tu dici entra nella testa anche di chi ascolta, e ognuno deve fare la sua parte per passare oltre. Vero. Bellissimo. Vabbè, su questo argomento non mi devo astenere, perché sono ovviamente molto d'accordo. Io generalmente, prima di parlare di qualcosa di doloso, devo vedere il ghigno e un movimento non tra virgolette atletico che c'entri con la pallacanestro. Quindi, che ne so, un gomito che esce dall'asse o una roba del genere. In caso contrario, ho definito contatti atletici delle robe tra Og e i suoi avversari negli anni in cui il coach allenava Trento, perché erano contatti atletici, impazziva il pubblico, facevano tutti che dicevano no, guardalo, è un delinquente. In realtà io sono pronto a scommettere che quello giocava a quel livello lì, e quindi per andare a quel livello lì poi c'era il cozzo a quel livello lì. Anche perché purtroppo il suo, ci sono anche giocatori che devono giocare contro 1,99 contro 2,10 metri e devono allargarsi, esatto, per poter. Poi possiamo anche valutare, per esempio, un altro qui, un collega vostro mi dice però il fallo del giocatore di Madrid forse voleva far capire, perché la serie è lunga e non si aspettava che potesse succedere questo, sono a casa mia, ti devo far capire. Però lui mi ha fatto ricordare di come fece Heinz per svegliare il mondo. Ha preso un tecnico e se n'è andato. Sì, sì. Te li ricordate? Cioè sì, lui a un certo punto si è girato, ha svegliato il mondo, ma senza... Capito? Per cui... L'idea fosse quella, però è finita malissimo. Io infatti gliel'ho detto in quel modo, lì di guarda che può darsi anche che l'idea fosse quella. Dopo dipende anche che momento vivi, perché sei un essere umano e tutto... Capisco anche che se sei a quel livello devi riuscire comunque, perché se tu fai la telecronaca ti inquadrano e ti alzi in piedi e ti tiri giù il pantalone, cioè non puoi, nel senso, una volta mi sono alzato in piedi in telecronaca, e tra l'altro l'ho inquadrato sul tiro di Panther a Final Four di Colonia, il tiro che avrebbe mandato Milano in finale e ovviamente me alla telecronaca. Quindi lì mi ero alzato perché mi sembrava tutto giusto, era libero, tiro della vittoria, ferro, palla di là, viene giù Corey Higgins, Barcellona in finale, cioè è stato veramente... Però parlando. Lì ero veramente con la maglia azzurra e c'era l'italiana che era lì a un pass, veramente a un centimetro dall'ultimo, cioè, avrebbe vinto, cioè. Sono anche abbastanza sicuro. Va bene, adesso stiamo digredendo con ogni tipo. Avevo una domanda da casa che mi sembrava interessante per il coach, adesso la ritrovo. Allora, c'erano tante cose, abbiamo detto sui passaporti, l'Italia dovrebbe naturalizzare, ma in realtà Darius Thompson è già italiano di passaporto, però bisogna fare una scelta ed eventualmente dire è lui quello che... Sì, lì esatto, lì puoi sempre decidere, perché io capisco che Banchero non si può mica dire a un giocatore di quel livello lì inserito, oh, vuoi venire o no? Se ti va, ti va, se non ti va, no, dai, c'è un lavoro che bisogna fare, lungo, che è normale prendere dai, adesso non dobbiamo svilire la questione. Bisogna solo probabilmente avere idea di cosa può servire. Vi ricordate la Russia? Ma mancava il playmaker, Holden,
Oh, allora, cioè, non è che ha inserito uno, ha inserito, dove era il buco? Passami il termine, qui con Blatt di questo, insomma, ce lo ricordiamo, no? E quindi bisogna anche poi magari avere una... La Spagna comunque in quel momento lì, quando Rubio è fuori, cioè non è che è uno, è Lorenzo Brown. No, infatti. Ok, cioè, non è che è uno. Quindi tu puoi anche decidere. Poi fammi dire una cosa, adesso io... Darius Thompson, senza... Cioè, sua moglie è italiana. È italiana. Quindi ci avrà un po' di cuore nostro, anche lui. Assolutamente. Allora sono valutazioni di un certo tipo che si possono fare. Non è che uno può avere la croce per sempre, perché poi vive qui. E il figlio nasce qui, per qualcuno. Va a scuola qui. Cioè, Nico Mannion è la stessa. Cioè, nel senso, sono giocatori che giustamente devono essere valutati, che non sta regalando niente, nulla a nessuno. Quando abbiamo avuto il discorso di Arcidiacono, tanto non si è fatto, No. Punto e fine. Non è che siamo andati oltre delle cose. Quindi credo che ci sia una linearità. Anzi, l'abbondanza è interessante. Eventualmente sì. Quando sono andato a giocare con l'Olanda, con i Paesi Bassi, contro la Slovenia, comunque uno non c'era, è arrivato Mike Toby e dopo non c'era, Kendrick Per, cioè alla fine dici, ma quanti ce n'hanno? Nel senso, vabbè, ne gioca uno, ma ne avete diversi. Noi stiamo comunque seguendo un percorso che viva Dio, può avere il Di Vincenzo di turno dentro, che può avere, perché i ricambi generazionali passano anche da quegli aspetti lì, perché il mondo è diverso. Io ho tantissimi giocatori, avevo, adesso non sono più CT, ma a Villanova, a Butler, sono figli di, sono olandesi, figli di olandesi, e quindi tu li inviti, bla bla. Ma ci sono olandesi, figli di olandesi, che non hanno il passaporto, sono americani, i nonni hanno il passaporto, quindi niente, picche, non gliel'hanno fatto prendere, ma perché non ce l'hanno i genitori. Ma perché devono pagare loro le colpe dei nonni? E verrebbe la domanda, no? Questa... O devi pagare tu in realtà, perché non gli è troppo profonda questa, eh? No, questa è una domanda che mette come d'altronde la risposta è d'altronde è così. Come diceva Bertolino in ascensore quando parlava del tempo. Esattamente. Va bene, Klay Thompson è di Vimercate, magari, dice Massimo Baccaro, sarebbe un bel colpo, anche se non ci darebbe 10 anni di, come dire, di regno, però un europeo, un mondiale e magari un'Olimpiade ci darebbero una mano. Questo è un altro esempio da portare. Adesso sta adesso la NBA. Portiamo l'esempio del taglio del giocatore che tante volte può fare la differenza, di quel discorso che mi chiedevi prima, Alberto, dello spogliatoio e quanto. Thompson ha detto, gara 7 dura, intanto la giochiamo e non la guardiamo. Come ho sempre detto, nel mio piccolo ho sempre detto, io ho perso la finale, sì, ma l'ho giocata, meglio che guardare la televisione. Però lui ha detto, adesso noi giochiamo da campioni. Cioè non possiamo non giocare da campioni, poi possiamo anche perdere la partita. Ed è l'unica volta in cui il suo compagno, di cui non ricordo il nome ma fa sempre canestro, si è alzato in piedi e ha detto, chi non vuol salire sul pullman può non farlo. Secondo me ci sono momenti di rispetto del lavoro, della squadra e di tutto, quindi alle volte le emozioni, le reazioni possono leggermente andare oltre, e questo non è facile. A quel punto critichiamo, però c'è chi anche governa che deve stare attento, perché tu in quel momento eri a casa, la tua emozione era stare sul divano, non sbagliare poi anche dopo e domani, dopodomani, se no è troppo. Sì. Va bene, allora sono le 19:08, Coach Buscaglia gentilissimo, ma non lo possiamo tenere certamente in ostaggio, poi deve fare un po' di prepartita, di riattivazione per vedere anche lui Real Madrid Partizan, forse guarda prima il Maccabi, perché tanto immagino che lì avrai la scelta se vedere una o l'altra in diretta, giusto? Sì, okay. Sì, ce l'ho, la televisione manda tutte le partite di Eurolega, ne sceglie tre, però poi manda gli highlights nell'intervallo, fa lo schermetto in alto a destra con magari il time out o l'azione, insomma c'è modo, però faccio come te, ne guardo una poi l'altra, così è giusto, così non mi confondo e ne possiamo parlare meglio insieme più avanti. Allora, l'ultimissima domanda è questa, ed è molto facile questa volta. Dimmi le quattro che vanno a Kaunas dopo aver visto le gara 1. Molto gara facile, capito? Molto facile. Allora, Barcellona, ti aiuto. Barcellona, Žalgiris 2-0,
Va il Barcellona. Barcellona va a Kaunas. Jasikevičius non può fallire l'appuntamento con... Sì. Abbiamo sì. Poi, a questo punto, parlerei dell'avversario del Barcellona e quindi mi tocca partita Real Madrid 2-0 per il Barcellona. Va, secondo me va il Partizan. Non si torna a Madrid. No, lo dico, non lo so, non lo dico con la voce un po', no, non si torna, lo dico con la voce un po' più bassa per il grande rispetto che ho per Madrid. Per certo, Real. Dire che Real Madrid esce non è mai una cosa semplice. No, no, anche perché veramente, insomma, è una cosa difficile certo. Da dire. Beh, già si preannuncia un Barcellona Partizan, bravo di Jasikevičius e quant'altro. Marza, stai calmo. Poi abbiamo Olympiacos Fenerbahce 1-1. Si gioca due volte a Istanbul. Questa è... No, è per me Fenerbahce per Gherardini. Ok, alla grande, ci può stare. E quindi non si torna al Pireo, lo dico io. Perché Paglia lo diceva, ma se tornano al Pireo il Fenerbahce... Non me ne vogliano, non me ne vogliano, perché anche in Italia sono tanti, ma c'è, uno deve dire le squadre anche per delle semplici... simpatie, connessioni, Fenerbahce è stata la squadra che ha fatto giocare dei connazionali che hanno giocato molto sì. Bene insieme, abbiamo tifato anche loro diverse volte con quella maglia, no? Negli eventi di... quindi mi viene spontaneo, ecco. No, ma poi adesso che si debba giustificare per dei pronostici che valgono zero, no, ti racconto come mai. No, ma infatti. E comunque l'altra non è semplice, perché l'avversario del Fenerbahce a Kaunas è Maccabi o Monaco. Oddio, non è semplice. Per me sì, sono qui e Maccabi. 1-1 Maccabi. E anche qui ti sì, chiedo... Sì, perché ce li ho qua vicino, io non sì, rispondo diversamente. Dico, vedi un ritorno nel Principato per la quinta o pensi che la legge dell'Olià de Liao... Cioè, ma James non ne vince una lì? Brutale. No, non devono tornare perché la quinta a Monaco è tosta, quindi no. Ok. No, io dal punto di vista mio, broadcasting, situazione, eccetera, eccetera, mi auguro che ci sia almeno due gare 5, cosa che mi permetterebbe di commentarne almeno una. Ecco perché ti chiedevo sperando che mi dicessi vanno alla quinta. Niente, va bene così, ci accontenteremo. Comunque, alle 20:05 comincia la prima partita, delle gare 3 previste in questi due giorni, il Maccabi contro il Monaco, e alle 20:30 alla Stark Arena, cioè Partizan Real Madrid, terzo round. Scusate questa cosa, è una freddura, però mi è scappato. Round è veramente una... Grazie. Io ringrazio molto coach Maurizio Buscaglia, sempre un piacere, un inviato di Area 52 in Israele. Grazie mille ragazzi, sono stato benissimo, sempre contento di essere, mi piace poi che noi abbiamo vari argomenti, tocchiamo, giriamo. È il bellissimo modo di parlare di pallacanestro. Esatto, noi siamo un hub, è come se fossimo un acquario, ci muoviamo all'interno di un acquario, voi entrate, ma è sempre pallacanestro, per cui l'unica cosa che non deve mai mancare. Grazie coach, a presto. Grazie a voi, a presto. Ciao, ciao. Ciao.